Buonasera a tutti, tifosi e amici rossazzurri. Si è giocata oggi Catania-Castrovillari 4-0. Una partita dalle due facce, se guardiamo primo e secondo tempo. Primo tempo è finito sul risultato di 0-0, dove il Castrovillari è stato fastidioso, è stato bravo Pedersen in un intervento in uscita. Il Catania ha preso un palo con Lorenzini al 30°. È un Catania che comunque ha costruito di più, ma anche Castrovillari comunque non era da meno nelle azioni anche offensive. E invece, ragazzi, nel secondo tempo tutta un'altra partita. Catania ha fatto i 4 gol nel secondo tempo. Bellissimo il primo gol di Sarau che, pur tirando non benissimo dal limite dell'area, è riuscito a trafiggere il portiere avversario e mettere il pallone all'angolino. Quindi l'1-0 è stato di Sarau. Per lui secondo gol di stagione, poi secondo gol è stata una prodezza di Vincenzo Sarno che è da subentrato dalla panchina direttamente a calcio d'angolo. L'ha battuto, non ha toccato nessuno il pallone atterrando e poi è andato direttamente in porta. Quindi questo è stato il gol del 2-0. Poi il 3-0 di Jefferson è stato sul rigore, un rigore che secondo me c'era ed era sacrosanto. Jefferson ha spiazzato il portiere avversario e poi dopo all'incirca 3 minuti, quindi quasi subito, sempre Jefferson, su assist di Rapisalda, sfrutta un cross dentro l'aria e segna il gol del 4-0, segnando la doppietta. Quindi poi per il resto non c'è stato nulla di che, a parte i 4 gol, perché Castrovillari non ha fatto praticamente nulla. A meno nel primo tempo aveva provato qualcosa, invece nel secondo tempo è stato dominio assoluto del Catania, che ha meritato questa vittoria, ha meritato anche il passivo, perché è decisamente superiore il tasso tecnico rispetto a quello del Castrovillari. Mi sono piaciuti oggi molti subentrati, molto bene Jefferson che ha fatto la doppietta subentrato, bene Sarno che ha segnato il calcio d'angolo da subentrato. Tutto sommato nel primo tempo aveva giocato bene anche Lodi, che poi è stato sostituito nel secondo tempo. Insomma, invece Forchignone oggi ha deluso un po', però comunque si vede che c'è. Comunque come attaccante è uno che interagisce alle azioni, uno che più o meno cerca di fare il suo gioco e fa la sua parte. Oggi belli anche la presenza dei tifosi allo stadio, circa 15.000 tifosi. Ho visto dalla televisione, da Telecolor, perché io le partite le vedo su Telecolor, ho visto una grande cornice di pubblico, 15.000 spettatori. Insomma, in Serie D non succede praticamente mai di fare 15.000 spettatori. Quindi secondo me anche Catania, spinto da questo pubblico, da questo tifo, è riuscito a tirare fuori una prestazione ancora migliore di quelle che sono le proprie potenzialità dei giocatori. E questa è una cosa bella, perché quando tra tifosi, società e giocatori c'è un bellissimo rapporto, le cose non possono andare altro che bene. Quindi insomma, siamo a pari punti, siamo primi in classifica, ma a pari punti con la Lamezia Terme che ha fatto 15 punti in 5 partite come noi. Questo Lamezia Terme proprio non vuole mollare, però nel corso del campionato vedremo un po' se gli starà ancora dietro. Perché comunque il nostro organico è di categoria superiore, secondo me anche potrebbe provare, se fosse in Serie C, di salire anche in Serie B. Quindi questo figuriamoci per la Serie D. Insomma, contento per la vittoria, ne abbiamo fatte 5 su 5, quindi 15 punti in classifica. E spero che continueremo così, ma comunque sono sicuro di sì. Adesso la prossima partita è domenica prossima, quindi non ci sarà il turno infrasettimanale, questa settimana che viene sarà domenica prossima, in casa della Marignanese, ma si giocherà in un altro comune vicino Marigliano per lo stadio, non è tanto capiente, invece questo comune, non mi ricordo il nome, è molto più capiente lo stadio. E siccome viene il Catania ci sarà sicuramente più pubblico e quindi ci vanno più persone, quindi per permettere questo stanno giocando in questo stadio. Quindi sicuramente un grande pubblico ci sarà, però sono sicuro che anche a Marigliano riusciremo ad ottenere i 3 punti se continuiamo a giocare così, pensando che non sia una passeggiata, perché se poi ci adagiamo l'avversario ci sorprende e poi escono fuori delle brutte sorprese. Comunque, detto questo, io comunque ho visto solo note positive oggi, proprio Forchignone ha deluso un po', però alla fine c'erano anche gli altri attaccanti, quindi oggi è rientrato anche De Luca, ha fatto qualcosina nel primo tempo, questo è stato sostituito da Jefferson nel secondo che ha fatto doppietto.
niente, quindi contento della prestazione, anche Bedes al solito fa dei grandi interventi in uscita, è anche bravo coi piedi, Bedes sa giocare il pallone, quindi è un portiere assolutamente adatto alla categoria, un under che ci sa fare benissimo. E anche gli anni, anche lo stesso Fochignone, comunque hanno fatto benissimo gli under che erano oggi in campo. Quindi, detto questo, comunque contento della prestazione, la prossima partita sarà in casa della Marianese. Dobbiamo pensare sempre a resettare dopo la partita e pensare alla prossima. Solo così potremmo avere una mentalità vincente. Quindi io saluto gli spettatori e sempre forza Catania.